Un nuovo regalo sta per arrivare all'interno dei nostri armadietti. Ci eravamo lasciati la scorsa volta con un item davvero carino, quindi il deltaplano dedicato alle operazioni zero costruzioni. Questa volta però è un po' più particolare la cosa, perché ci saranno degli incarichi che si andranno a dividere per fasi e solo coloro che completeranno tutte queste fasi si porteranno a casa questo regalozzo. Seguite ciò che sto per dire all'interno di questo video così da non sbagliare nulla, perché ragazzi i tempi sono davvero stretti e sì, dobbiamo assolutamente completare queste operazioni celate prima che scadano. Bisogna qualificarsi però, attenzione, ok, suonerà strano ma è così, vi spiego subito ragazzi, non preoccupatevi. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Ragazzi miei, partiamo subito con i bei pollicioni all'insù. Perché sì, non ci sono seconde occasioni per questi incarichi. Lo dice Origine, io non c'entro nulla. All'interno della voce incarichi se n'è aggiunto uno nuovo, pronto a scadere tra 3 giorni. Ecco perché ragazzi dovete tenere d'occhio questa cosetta, è molto importante. Ma soprattutto, guardate qui in alto, complete incarichi operazione celata per ottenere il piccone martello. Il martello segreto, cioè ragazzi io mi sento onorato, il martello segreto come piccone. La prima fase dice di configurare l'uplink di un dispositivo in zero costruzioni e l'abbiamo fatto tante di quelle volte in questa season che ho davvero perso il conto. Perché prima vi parlavo di qualificarsi? Perché ragazzi a quanto pare queste missioni sono pronte a sparire nell'arco di 3 giorni. Nel momento in cui la prima fase scomparirà si andrà subito per la seconda fase, terza fase e quarta fase. Comunque sia, qui abbiamo l'elenco completo e tutto ciò si andrà a concludere il 30 aprile. Mettiamo caso però che io completi la fase 1, la fase 2 e la fase 3. Nel momento in cui viene sbloccata la fase 4, io non vado a completare nessuna missione, non vado a configurare nessun uplink, purtroppo ho missato e quindi ho perso per sempre il piccone martello segreto. Avete capito bene, tutte e 4 le fasi devono essere completate da ogni singolo player che intraprenderà queste missioni. La seconda fase verrà rilasciata il 26 aprile ore 15, la terza fase il 28 aprile ore 15 e la quarta ed ultima fase il 30 aprile sempre ore 15. Mi raccomando, tenete d'occhio tutte le date, perché ad esempio per la prima fase, nel momento in cui non completerete quest'ultima prima del 26 aprile alle ore 15, sarete praticamente squalificati e non potrete più ottenere il piccone, quindi cerchiamo di stare al passo con i tempi. Io per configurare l'uplink mi andrò a droppare sulla parte nord di Stretto Sonnolento, anche perché credo che sia una delle zone più tranquille tra tutte quelle che potevano scegliere, ce ne sono davvero tantissime raga, vi faccio vedere velocemente, clicchiamo qui, ok, ed eccoci, vabbè. Sono davvero tanti gli uplink e io ho scelto di landare su questo qui. E sicuramente ci sarà qualcuno. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Eccolo qui l'uplink. Penso che saresti l'ideale per il nostro squadrone di truppe scelte. Le ok. Operazioni celate. Ma prima di reclutarti dobbiamo confermare le tue abilità strategiche. Elimina. Va bene. Un avversario. Ti osserverò. Ai 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 ai, non si andava a concludere in quella maniera allora, eh? Alla faccia dell'elimina un avversario! Elimina giocatori in 0 costruzioni, 0 su 10! Caspiterina! A few moments later. Che skin vecchissima che ha! È del pacchetto Prime, sì, era proprio lui. È atterrata altra gente! Fantastico! Ma tutti vecchi so, eh? Un altro? Ce n'abbiamo un altro? È nascosto qua giù. Salve. Salve. T'a posto? Ok. Ho sentito qualcuno qui comunque. L'ho già visto, sì. L'ho già visto. È lì. Dai. Sono tutti vecchi player, raga. Non so perché, ma comunque sia stanno incentivando le zero costruzioni. E avete visto quante persone stanno tornando in game? Incredibile. Vabbè, questo John Wick meraviglioso. Fantastica sta skin. Bellissima, sì, sono 3 mi manchi. Dumbledore.
Ho killato Dumbledore, raga. Ma no. Professor Silente, no. È tornata anche la bomba ballerina in fase di prova prima che arrivi sulle bacheche della votazione. Ma voglio risentire il sound. Please. Fantastico. Meraviglioso. Dai, 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 prima che muoia però, Ma che vuoi, frate? Ma che vuoi? Raga, sarebbe bello completare la missione solo in un solo match. Quanta gente c'è? Guarda quello, guarda quello. Un altro player lì. Devo curare però. Eccola qui la mia cura. Stai fermo. Ok. Ragazzi, la combo così mi piace un sacco. Papor. Sapevo che era l'unico player che ho evitato e quello lì ovviamente mi ha killato. È sempre così, in ogni singolo match. Quando eviti quel player sappi che ti rovinerà il game. È sempre così, ragazzi, è un dato di fatto. È davvero strano come la mia ultima kill debba essere per forza il visitatore. Cioè, è pazzesca questa cosa. Davvero incredibile, lo chaseo fino alla morte. Sei mio. Sei mio. Anche a picconate, ma sei mio. Lo prendo il tracchino, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Ok, va bene. Ci sarà qualcuno già sulla barchetta. Ma io vengo da te. Non mi interessa degli altri. La mia decima kill deve essere per forza un visitatore. Non va bene. Mi spiace, ma alla fine non è stato il visitatore, ragazzi. In senso buono. Il mio benvenuto nelle operazioni celate, Looper. Grazie. Per la tua prima missione. Ne sono onorato. Onoratissimo. Peccato però non aver concluso la missione con il visitatore. Dannazione. Sto coniglio. Sfide davvero carine. Adesso andiamo a refreshare lo shop giornaliero. Sì, lo andiamo proprio a refreshare noi con un bel codice Martex e la tienda The Farnet. Ogni 14 giorni. Grazie, grazie, grazie a tutti quanti voi che lo state riaggiornando. Davvero grazie mille, ragazzi. Cliccando qui in basso a destra sulla voce supporto un creatore. E poi digitando al centro della schermata Martex maiuscolo minuscolo è sempre uguale. Quindi raga, 3,
2, 1, Wu-Tang Clan qui nello shop con noi. Allora, Coachella lo molliamo. Abbiamo un po' di giocatori di golf. Mel su Cospiratrice, vetro dorato, una novità, una wrap-pozza. Ragazzi, stanno droppando un bel po' di wrap-pozza ultimamente. Dice che la wrap è animata. Non vedo quasi nulla. Ah, ok, ci sono delle stelline. Sì. Eccole lì che si vanno a colorare. Ok. Niente attivatore arma, come al solito, SOS. Bella arrugginita, che bella wrappozza. Carina davvero. Sexy da matti. Bello, e ammirate. Un emote che ho utilizzato spesso per degli screen e dei video in generale. Galaxy, di nuovo qui. Magione, sì, vabbè, ma è la stessa... What? È la stessa sezione. Più su abbiamo Rubino Ombre, chi l'ha riscattata in modo gratuito, ragazzi. Chi l'ha riscattata gratuitamente? Il Bundle Stars. What? Cos? C'è un errore, ragazzi. Ragazzi, dovevano uscire le skin del Wu-Tang Clan, eh? Anche da articolo ufficiale da parte di Epic Games. È scritto lì. Cosa? Avranno sbagliato qualcosina? Ok, vabbè, oh, sempre bello. Resident Evil qui con noi, bellissimo. Il bundle Squadra Stars con Chris Redfield e Jill Valentine, bellissimi. Madò, chi si ricorda i portali che si creavano sulla mappa? Fantastico, con tutti questi cacciatori. Mamma mia, che bello, che bello. Bellissimi anche gli item che abbiamo come backpack qui. La macchina da scrivere, che se non erro era per salvare, ragazzi, era per salvare il game. E la piantina, credo per... Bello il secondo stile! Ah, addirittura ne abbiamo tre? Fai vedere, tre stili. Figata! Il bundle viene a costare 2100 V-Bucks completo. 1000 V-Bucks invece, no, aspetta, 1600 V-Bucks, credo. 1300 V-Bucks nel momento in cui volessimo acquistare tutti e tre gli item assieme. Anche perché qui abbiamo l'emote già nel mio armadietto. Guardate, raga. Che carina, che carina, bellissimo. La Umbrella Corporation, fantastica. Io ho guardato i film e sono stati davvero stupendi. Il videogioco ho giocato solamente al secondo, credo. Non ricordo, raga, ero troppo piccolo. Io comunque sia, spero che questo videozzo vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti se completerete tutte le sfide zero costruzioni, quanto le stanno incentivando. Grande Epic, grande Fortnite, senza build, senza build, senza build. Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!